L'astensionismo è stato alto, non è un problema soltanto della Liguria. In provincia di Savona abbiamo recuperato un pochino, ma è una quota di popolazione molto grande che ci ha detto qualcosa, anche non andando a votare. Noi dobbiamo ascoltare questo qualcosa, non si è riconosciuta nella politica. Paita comunque ha dovuto combattere contro lo zoccolo duro della sinistra, la sinistra che non l'ha riconosciuta come leader. Raffaella Paita è una donna di sinistra, su questo non c'è dubbio. Io credo che la divisione a sinistra sia stato un problema, sia stata una delle ragioni della sconfitta. Io non credo che dobbiamo guardare soltanto a questo. Noi dobbiamo capire perché c'è una parte di popolazione molto grande che non ha scelto Lella Paita, purtroppo, che non ha scelto il PD, ma anche forse oggi una riflessione su cos'è la Liguria, di cosa la Liguria ha bisogno. La divisione a sinistra è stato un problema, non possiamo guardare solo a quello. Il vostro lavoro nei prossimi 5 anni? Ma intanto bisogna pensare ai Liguri, bisogna incalzare la nuova giunta che si formerà ad affrontare i problemi aperti, le emergenze che ci sono, ma ci sono problemi che vanno affrontati rapidamente. In questo, anche in un rapporto col governo, noi parlamentari Liguri possiamo svolgere la nostra funzione. Bisogna fare una battaglia contro le scelte che non ci piaceranno e ci saranno. La presenza così forte della Lega ci metterà di fronte a scelte e a problemi seri. Io sono d'accordo che complessivamente il PD rivendichi un successo in queste elezioni regionali, ma non dobbiamo chiudere gli occhi. Parliamo di Savona, PD a Savona. Il PD a Savona ha fatto un buon lavoro, ci sono quadri giovani, noi dobbiamo mettere insieme a Savona e in Liguria le energie migliori, guardando avanti però, cercando di recuperare, di essere una forza di sinistra, ma di esserlo nel tempo di oggi. Giovani e tradizioni nel PD, bisognerebbe unire queste due forze, no? Noi abbiamo bisogno di un rinnovamento non solo generazionale nelle nostre politiche. La tradizione è una cosa importante, ma non può essere la chiave di lettura e soprattutto, come dire, quello che ci fa fare scelte per l'avvenire. Ci sono novità nella società, nell'economia, che vanno affrontate per quelle che sono, lo possono fare delle persone più giovani, sicuramente c'è un problema anche generazionale, ma come abbiamo visto non soltanto.